Circa 3.000 persone hanno sfilato per le strade di Napoli chiedendo che vengano tutelati i diritti dei palestinesi, a cominciare da quelli che vivono in quella trappola chiamata Striscia di Gaza. In marcia studenti, centri sociali, molti anche gli immigrati, mediorientali e non, che hanno partecipato a questa ennesima manifestazione, segno di un'attenzione mai sopita per la lotta delle masse popolari palestinesi, simbolo di resistenza e di riscossa in ogni angolo del mondo. Tante le bandiere palestinesi nel corteo partito da Piazza Mercato e aperto da uno striscione con la scritta "Non c'è pace sotto occupazione". Chi sono gli oppressi e chi sono gli oppressori? Basta con il massacro della Striscia di Gaza! Direzione Piazza del Plebiscito per consegnare alla prefettura un documento in cui si chiede al governo che faccia i passi diplomatici necessari per ottenere la cessazione immediata dei combattimenti e delle azioni militari israeliane che fanno strage della popolazione civile di Gaza e che l'Italia non fornisca armi né qualunque altra forma di aiuto militare diretto o indiretto all'esercito israeliano. Nel documento si chiede inoltre che il governo fornisca aiuto umanitari alla popolazione di Gaza e che tuteli gli operanti italiani e internazionali e tutti i cittadini italiani ancora bloccati nei territori.